fatto, vedete, dovete cercare appunto di mantenerlo più o meno dritto appunto la stondatura. Lo rimisurate via via che vi avvicinate a quella che deve essere la misura giusta. Vedete, io adesso ho, vedete, 29 centimetri uscendo, stateci pure un pochino stretti per i miei 20. Sì, è cresciuto un po' così, ma va bene perché poi va un po', si aggiusta un pochino, quindi questo non vi preoccupate. Comunque più o meno deve tornare. Se avete il cestino ce lo potete misurare, ma comunque vedete va benissimo, è perfetto. Ecco qua, guardate, ricopre perfettamente il fondo. Quello che deve fare infatti è ricoprire il fondo. Adesso quindi inizieremo a crescere, a lavorare in alto. I primi giri ancora li faremo sempre a maglia bassa, proprio per dare una compattezza al fondo e ai primi giri della borsa, per fare in modo che non ci scappino le cose da dentro in pratica. Allora, questo primo giro però, se volete, lo possiamo fare in costa, cioè non lavorando normalmente così la maglia come abbiamo fatto fino adesso, ma prendendo questa gambina sopra. Facendo così si crea un piccolo bordo al sotto che delimita un po' la fine del fondo e l'inizio del corpo. Quindi possiamo, vedete, se voi prendete questa gambina, si crea proprio un bordino. Questo, vedete, quello che si vedrà dopo sarà questo, cioè questo piccolo bordino lavorato in questo modo. Facciamo così tutto il giro e mentre lavoriamo questo giro togliamo tutti i marcapunti. Ecco qua, finiamo quindi tutto il giro. Vedete, quello che dobbiamo ottenere è questo motivetto qua, questo bordino in questo modo che è molto compatto. E adesso da qui possiamo lavorare a spirale. In questo modo sarà più semplice perché non dovremo chiudere tutti i giri. Quindi togliamo il marcapunti di inizio giro, che era questo, ci andiamo a riattaccare qua con una maglia bassa, non bassissima come facevamo fino adesso, e da qui in avanti possiamo lavorare, vedete, tranquillamente entrando in ognuna delle maglie. Quindi riprendiamo la maglia bassa. E continuiamo quindi a lavorare ancora per almeno 4-5 centimetri, tutto a spirale e a maglia bassa, in modo da fare un fondo compatto. Quindi entriamo in ogni maglia del giro precedente e lavoriamo una maglia bassa, senza, mi raccomando, nessun tipo di aumento, in modo da iniziare a salire. Ecco qua, quindi vedete, si comincia a vedere dopo alcuni giri che stiamo salendo e poi insomma continueremo quindi a lavorare in questo modo. Adesso vedete, abbiamo già questo bordo alto più o meno così a maglia bassa. A questo punto possiamo cominciare ad alleggerire un pochino il lavoro. Allora, vedete, qua è dove finiamo il giro. Poi non vi preoccupate se una maglia più, una maglia meno, non si noterà. Per passare dalla maglia bassa alla maglia alta ci passiamo con una mezza maglia alta, quindi carichiamo il filo. Entriamo sempre nella maglia dopo e chiudiamo tutti i fili che abbiamo sull'uncinetto. Questa è la nostra mezza maglia alta, ne possiamo fare anche due. Una e due, ecco, due punti. Ovviamente sempre una maglia in ogni maglia del giro precedente, non dobbiamo più fare aumenti. Ecco qua, da qui adesso siamo già più ci siamo diciamo alzati e da qui facciamo quindi la maglia alta. Quindi iniziamo a lavorare tutto il resto del corpo della borsa a maglia alta. In questo modo verrà un lavoro un pochino più leggero rispetto, vedete, qui viene sale così, quindi da qui in avanti saliremo, non ce ne accorgeremo neanche più. E il lavoro si alleggerirà molto. Quindi adesso andiamo su e poi vi faccio vedere. Ecco qua, guardate che bello che è venuto già. Io mi sono fermata qua un po' prima, poi vi darò le misure, perché adesso vedete, io qui non ho fatto aumenti, qui tende un pochino, vedete, però io non li farei perché poi rischiate che vi cada, soprattutto un cestino da bici che è alto, quindi è bene che tiri un po', diciamo, quando lo andiamo a rigirare, vedete? Quindi nessun aumento e è venuto veramente carino. Io adesso farò un giro di traforato dove poi inserire un cordino per chiuderla prima di fare le ultime maglie. Io sono arrivata a un'altezza, diciamo, ora poi ovviamente essendo maglia alta questo
peso un pochino cede, quindi si misura sempre male. Se avete l'opportunità di misurarlo direttamente sul cestino è sempre meglio. Comunque, diciamo un'altezza di circa 26 centimetri circa. Io farò un bordino tutto traforato dove poi inserire un cordino in modo da poterlo usare, vedete, come sacchettino. Dobbiamo quindi smettere però di lavorare a spirale perché per fare questo bordo traforato altrimenti vi verrà male. Quindi arriviamo al punto dove avevamo più o meno la fine del giro, poi non importa il punto esatto, però io mi sono un po' portata su, diciamo, questo marcapunti per vedere più o meno dov'è la fine del giro e chiudiamo quindi il lavoro a spirale. Per chiuderlo dovremo scendere come prima siamo saliti, quindi facciamo una ma mezza maglia alta, quindi una, ne possiamo fare anche due per essere un pochino più graduale, poi ancora due maglie basse, una e due, e una maglia bassissima nell'ultima. Ecco qua, vedete, adesso abbiamo chiuso il lavoro a spirale. Quindi adesso lavoreremo solo questo giro qua, 3 catenelle, poi una maglia alta qua nella maglia accanto, facciamo due maglie alte, quindi 3 catenelle, opla, e due maglie alte, e poi facciamo una catenella. Saltiamone una di base in modo da fare il nostro traforato e facciamo adesso per il resto del lavoro faremo sempre due maglie alte, una catenella saltandone una di base, quindi una catenella l'ho fatta, una, due maglie alte nelle due maglie successive, poi ancora una catenella, vedete, e saltiamo questa, andiamo in quella dopo e facciamo una e due maglie alte, vedete, in modo da fare questo motivo traforato. Quindi finiamo tutto il giro, poi vi faccio vedere come chiuderlo. Eccoci qua alla fine del giro. Io ho fatto le mie due maglie alte, vedete qua, io ancora ho semplicemente una catenella. Se avete più maglie non vi preoccupate, potete adattarlo, non c'è nessun problema, cioè fate altre maglie alte. Quindi io adesso continuate, potete o riprendere la lavorazione a spirale, ma a questo punto se tanto faremo solo 3 o 4 giri possiamo anche semplicemente lavorare così in lineare e lavoriamo tutta a maglia alta ancora o un punto che vi piace a voi decorativo, questo potete scegliere voi qualunque punto. Non scegliete punti troppo stretti perché altrimenti vi si stringe in cima e dopo non vi starà più nel cestino. Qui dove abbiamo fatto la catenella possiamo anche entrare sotto, non è un problema. E poi entriamo nelle maglie sopra come abbiamo sempre fatto fino a qua. Quindi le due volte entreremo nelle maglie sopra. E una volta possiamo entrare direttamente nello spazio dove c'è la catenella per recuperare tutte le maglie. Ok, quindi adesso facciamo ancora qualche giro. Io li farò normalmente a maglia alta e poi chiudiamo il lavoro. Ecco qua. Vedete, fatto quindi il nostro bordino, questa è la misura. A me piace così, non farò un bordo particolare, mi piace più che sia rifinito in questo modo, vedete. Qui poi adesso facciamo un cordino che passeremo qua nei fori. Io userò questo cordino per chiudere, è un cordino quello facilissimo, è tipo, vedete, una catenella, ma è su tutti i lati, vedete, molto carino come punto e è velocissimo da fare. Per farlo, però, dobbiamo calcolare la lunghezza del filato che ci serve perché dovremo lasciare un codino della lunghezza giusta. Io lo farò di 1,40 m e dovrò lasciare un codino di quasi 3 volte, non proprio 3 volte, ma diciamo 2 volte e mezzo questa misura. Quindi voi vi misurate la lunghezza, diciamo 1,40 m, lo fate per 2 volte, quindi il doppio più altra metà di questo, quindi 2 volte e mezzo il filo, la lunghezza. Quindi voi misurate 1,40 m per 2 volte più la metà e vi lasciate questo codino lungo così. Dopodiché iniziamo a lavorare questo cordino che è veramente facile e veramente veloce perché noi avremo il codino che va, lo teniamo separato, il gomitolo,
poi lavoreremo sempre in questo modo, cioè montiamo una maglia sopra con il codino e la chiudiamo come se fosse una maglia bassa. Mettiamo sopra e lo chiudiamo con il filo che va al gomitolo. Quindi questo sempre così, passando da davanti a dietro e lo chiudiamo. Da davanti a dietro e la chiudiamo. Quindi andiamo sempre avanti così, è veramente molto semplice e anche molto molto veloce da fare. Quindi sempre da davanti, sopra, giù, vedete, passando sempre da davanti all'uncinetto e il filo che va al gomitolo lo usiamo per chiuderlo come una maglia bassa. Carichiamo, chiudiamo, carichiamo e chiudiamo, vedete, è velocissimo. Io tra l'altro l'ho fatta con un uncinetto più piccolo. Io ho usato l'uncinetto numero 5 per fare questa borsa qua e per fare il cordino io ho usato un numero 4 più piccolo in modo che venga un pochino più compatto e si allunghi meno perché vedete tende comunque ad allargarsi. Quindi fatevi questo cordino della misura che preferite, ripeto, io l'ho fatto 1,40 m, calcolate che cederà un po' ovviamente, quindi anche se vi sembra stretto, quando poi lo stringete intorno per fermarlo verrà più lungo. Quindi adesso vi faccio vedere montato. Ecco fatto. Allora, io l'ho finito, ho fermato tutti i fili, ho infilato il nastrino in modo che vedete esca da questa parte qua. Mettetelo ben dritto, vedete, in questo modo qua, che sia proprio l'ovale giusto con il cestino, e lo facciamo uscire proprio sul lato qua dietro, quindi dove poi andrà attaccato, dove poi qui avremo la bicicletta, quindi al centro, in modo che sarà sempre più facile quando dobbiamo andare a chiuderlo, a rimontarlo. Vedete, noi semplicemente lo apriamo, se anche l'avete chiuso, l'avete tolto, lo riapriamo con il filo verso di noi e lo mettiamo già in posizione giusta. Questa è la posizione giusta. Ok, quindi questo è finito. Vedete, questo è il cordino che rimane in questo modo quando viene montato. Questo lo potete legare anche alla bicicletta se volete, altrimenti lo potete lasciare qua, lo lasciate sotto e lo girate, vedete, rimane qua dentro il cestino, il cordino non lo vedete neanche quando è montato. Se avete roba che volete proprio anche chiudere, potete chiuderlo, cioè quindi potete metterci le cose dentro e questo qui lo legate alla bicicletta. In questo modo è sicuro anche portarvi dietro il portafogli e tutto, non avrete più il copricestino, ma avrete una bella borsettina chiusa, che poi quando scendete, se non vi volete portare dietro, se avete solo per dire il cellulare o la borsa, potete rimontare e lasciare così in un attimo. Altrimenti vi portate dietro tutto e questa è proprio una bella borsettina pratica, comoda e carina che vi potete portare dietro con tutte le vostre cose. Quindi spero vi sia piaciuto. Se lo realizzate, mi raccomando, mandatemi la foto che sono curiosa di vedere quello che avete fatto. Buon lavoro a tutti!